Articolo 34 della Costituzione italiana. La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Questa è la scuola che vorrei. Una scuola che ci insegni a credere nei nostri sogni e che consideri sempre la giustizia come blocco di partenza. Vorrei una scuola che non spenga la curiosità e la nostra sete di conoscenza, in cui la teoria si sposi con l'esperienza. Perché la scuola che vorrei non è un'utopia. Vorrei che la scuola, in questo periodo di crisi, ci aiutasse a voltare pagina. La valorizzazione dei talenti non deve essere un'eccezione, ma una regola. Vorrei una scuola dignitosa, che non caschi a pezzi, perché proprio lei deve insegnarmi a essere forte e a rialzarmi dopo ogni errore. Perché ogni fallimento può essere uno stimolo per fare meglio. Vorrei una scuola che non finisse dopo il suono della campanella, dove studenti e professori si trattino con affetto. Una scuola che i miei sogni li concretizzi e non li metta nel cassetto. Vorrei una scuola nella quale non ci fosse bisogno di protestare, perché ogni alunno ha il diritto di parlare. Vorrei questa scuola, ma soprattutto vorrei una scuola. Non dimenticatevi della parola data. La scuola è di tutti noi. Non toglietecela mai. Da questo momento di crisi è necessario investire su chi? Sui nostri ragazzi, sui giovani, sulla scuola. Purtroppo, come dice il nostro segretario generale, abbiamo da estrarre materia grigia dalle teste dei nostri ragazzi, perciò bisogna pensare al mondo della scuola in modo diverso. Noi, come gruppo di Bari, in continuità con la segreteria appena licenziata, manterremo quest'idea. Noi abbiamo sempre lavorato come gruppo con questa cultura della condivisione e del percorso organizzato con questi intenti, perciò noi ci ritroveremo ad affrontare questo momento di dopo crisi o di pre-crisi parlando di scuola. È visibilmente emozionato Domenico Maiorano, il nuovo segretario generale della CISL Scuola di Bari. Eletto all'unanimità, prende il testimone di Francesco Basile dopo 4 anni di intenso ed emozionante lavoro nel corso del 4° congresso territoriale svoltosi a Bari il 7 febbraio. Ad aprire i lavori e dare il benvenuto agli ospiti, Giussi, una giovanissima docente immessa nei ruoli da un paio d'anni. Fare sindacato in tempo di crisi è senza dubbio una sfida che mette alla prova chi ha voglia di agire senza chiudersi nel recinto degli interessi direttamente rappresentati, ma interpretando al meglio il ruolo in riferimento a un quadro di attese cresciute notevolmente in questi ultimi tempi. Questo territorio ha un terribile bisogno di essere rilanciato e lo si rilancia solamente pensando ai nostri ragazzi. Io dico ai colleghi dell'RSU, tornate nelle vostre scuole e ditelo ai ragazzi che voi siete la risorsa del futuro. Voi siete, perciò coinvolgiamo i ragazzi, li facciamo partecipi. E il mondo politico e noi adulti ci dobbiamo rendere conto che possiamo investire nel mondo, dobbiamo investire nel mondo della scuola e anche nei lavoratori del mondo della scuola. Fra le priorità indicate dal neo segretario c'è la necessità di fare una vera e propria azione pedagogica con i lavoratori del mondo della scuola affinché capiscano che con il sindacato si può determinare il cambiamento condividendone i percorsi. Il sindacato è il volano, perché condividendo col sindacato e quindi col mondo dei lavoratori si possono avere dei risultati condivisi e accettati dai lavoratori, perciò questo è l'impegno. Il nostro è sempre stato un sindacato di forte responsabilità, noi non abbiamo mai semplificato e parlato alla pancia dei lavoratori, ma abbiamo cercato sempre di parlare alla responsabilità dei lavoratori. Questo è il nostro impegno quotidiano e su questo continueremo a lavorare. Non c'è dubbio
dubbio che la scuola stia vivendo da anni una grave situazione a causa dei tagli effettuati dai governi che si sono succeduti nell'ultimo periodo e nell'ambito del quarto congresso provinciale Liberare Energia, nel rispetto della democrazia partecipata e purtroppo con il grave peso della crisi economica e sociale, la CISL Scuola di Bari si prepara ad affrontare le sfide che il presente e il futuro presentano. Sono intervenuti Francesco Basile, segretario uscente, Roberto Caglienno, segretario generale della CISL Scuola Puglia, Giuseppe Nanula, vice segretario generale della UST CISL di Bari, Maria De Crudis, della segreteria organizzativa, Domenica Caradonna, detta Chetti, della segreteria territoriale, Maddalena Gissi, della segreteria regionale CISL Puglia, Francesco Scrima, segretario generale nazionale della CISL Scuola. E tra gli ospiti che hanno voluto portare il loro saluto, Mary Rina, ex CISL, attualmente assessore della provincia di Bari, e il vice sindaco Alfonso Pisicchio. Numerose le RSU presenti all'incontro che hanno indicato le emergenze all'interno del pianeta scuola. Si ritiene di non investire più nella cultura e quindi il sindacato ci aiuta ad avere l'attenzione, a concentrare l'attenzione sui problemi della scuola. Quindi insomma bisogna investire soprattutto a partire dagli ordini più in scuola dell'infanzia, a scuola primaria, il tempo pieno per esempio ha pochissime risorse. Noi siamo in una scuola primaria dell'infanzia che ha per esempio ha dovuto sacrificare molti spazi, una scuola a tempo pieno che non ha laboratori, non ha spazi per diluire un po' la pressione anche del tempo scuola. E nella scuola purtroppo oggi ci sono diverse cose che non vanno perché non tanto dal punto di vista del capitale umano, perché docenti e discenti ce la mettono tutta per poterla fare funzionare, sempre però con meno budget a disposizione e con più oneri, e questo è il problema. Cioè nella scuola bisogna veramente avere la missione, avere la volontà di fare questo tipo di mestiere, sia da parte del docente sia da parte del personale ATA, perché noi abbiamo una grande responsabilità, noi formiamo le nuove generazioni e quindi dobbiamo essere attenti a quello che trasmettiamo e soprattutto alle competenze che andiamo a sviluppare in questi nostri alunni. La scuola non manca di energie, la scuola al momento però è disorientata da uno scenario sociale abbastanza incerto, di cui subisce diciamo, l'influenza negativa, perché il discorso della mancanza dei fondi blocca i progetti, blocca un po' la linfa vitale che arriva nella scuola, che è diciamo, un elemento ormai a cui ci siamo abituati, perché tutti i progetti contribuiscono ad aumentare l'offerta formativa e quindi logicamente i docenti e le famiglie sono attenti diciamo, a questo ampliamento dell'offerta formativa. Quando mancano i fondi, logicamente la scuola comincia anche un po' a traballare, diciamo, perché abbiamo delle certezze ormai, quindi le energie in realtà vanno liberate, però non dall'interno. Liberare energie dunque significa trovare le risorse per rilanciare la scuola, la buona scuola. Una scuola di eccellenza non può considerare quindi l'istruzione e la formazione professionale un qualcosa di marginale. L'istruzione professionale, ha detto Basile, segretario uscente, non ha esaurito la sua funzione solo perché l'alfabetizzazione in Italia si è quasi del tutto completata. E in questo contesto bene si inseriscono le parole del segretario regionale Roberto Caglienno. Il nostro ruolo non è soltanto quello di portare l'attenzione, di fissare l'attenzione su questi argomenti, ma anche quello di sensibilizzare la politica, che è stata troppo spesso latitante rispetto a queste cose, per far sì che la scuola diventi di nuovo un investimento, quindi luogo di investimento e non più luogo di tagli e di risparmi.
Una giornata intensa e ricca di riflessioni vissuta dai delegati, in cui Caliendo ha voluto anche rivolgere l'augurio a Domenico Maiorano, che ora dovrà continuare l'opera di sensibilizzazione sindacale nel territorio. Ma la CISL Scuola di Bari negli ultimi anni si è caratterizzato la sua azione con una continuità che in molti casi non è stata condizionata dalle persone, quindi una continuità a prescindere dai nomi. E Francesco Basile ora, Lena Gessi in passato e anche chi verrà sicuramente continuerà un'opera di sensibilizzazione di politica sindacale significativa nel territorio. La CISL Scuola è il primo sindacato nella scuola nella provincia di Bari, lo dimostrano i dati associativi e i risultati conseguiti nelle elezioni delle RSU. Il ruolo della scuola e degli insegnanti, il precariato e i tagli sono stati argomenti ampiamente dibattuti nell'ambito del quarto congresso. Non si può riformare la scuola pensando di tagliare piuttosto che investire. Il futuro e la crescita del nostro paese, dice il segretario nazionale Francesco Scrima, passa obbligatoriamente dalla scuola. Perché oggi è il capitale umano quello che fa vincere la competitività a livello internazionale. Oggi le sfide le vincono i paesi che sono ricchi di materia grigia, non quelli ricchi di materia prima. Purtroppo la materia grigia non si estrae dal sottosuolo, si crea, si forma nella scuola, nell'università, nella ricerca. E la prova ci viene dai cosiddetti paesi emergenti e dai paesi che continuano a investire in istruzione e formazione. Oggi la sfida la vincono quei paesi che puntano molto sul capitale umano. La scuola deve assicurare, deve garantire quelle conoscenze, quelle capacità e quelle competenze che servono al ragazzo per inserirsi in un mondo del lavoro che è diventato complicato, difficile e globalizzato. Ecco perché la scuola è importante per lo sviluppo e la crescita del paese. Quando si parla di assicurare il futuro ai giovani, il futuro dei giovani passa attraverso una buona formazione, una formazione di qualità che gli serve sia per formare l'uomo e il cittadino per vivere in un contesto, in un consesso democratico, sia per avere quegli strumenti che noi chiamiamo i cosiddetti diritti di cittadinanza per potersi poi inserire nel mondo del lavoro. Non sono mancati i temi più strettamente legati ai problemi occupazionali e sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali, questioni queste affrontate da Giuseppe Nanura. Sì, in effetti noi abbiamo grossi problemi dal punto di vista occupazionale per quanto riguarda gli effetti di questa crisi sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali, quindi abbiamo anche in Puglia, in particolare a Bari, livelli di utilizzo di cassa integrazione che hanno superato di oltre il 50% l'utilizzo dell'anno scorso. Abbiamo un problema grosso, serio, sugli ammortizzatori in deroga, che al momento non si capisce come e quando potremmo avere certezze sul 2013. Al momento ci sono delle ipotesi che possono tranquillizzarci fino ad aprile di quest'anno, ma sul resto abbiamo grosse difficoltà ad ipotizzare o a dare certezze ai lavoratori che purtroppo sono ancora interessati da processi di riorganizzazione, riposizionamento del sistema delle imprese, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese del nostro territorio. Una scuola che deve rientrare al centro dell'attenzione politica, la società deve prestare attenzione ai bisogni della scuola, non c'è una scuola se non c'è una società matura. Quindi pensiamo solo e soltanto per un attimo, lo ha detto il segretario Basile nella sua relazione, chi progetta e cosa e quale impegno ci deve essere a partire dalla scuola dell'infanzia nell'apprendimento spicciolo per arrivare all'università e ai grandi master. La nostra è una scuola di qualità, avrebbe solo bisogno di quella maggiore credibilità e di quel sostegno che la politica spesso disattende, ma perché distrae l'attenzione. Si guardano i piccoli problemi, si guardano
i tempi, le vacanze, gli orari, non si guarda in termini di qualità durante le ore nel rapporto diretto. Il docente che dà, riceve dal ragazzo perché ha dato, non si può misurare. E la nostra è una mission. E devo dire, la CISL confederale ha un'ottica diversa anche nel guardare la scuola, non è solo categoria, è ruolo sociale.